Ciao a tutti amici e bentornati in un nuovissimo video. Oggi parliamo di un'altra regione d'Italia, la Puglia. Iniziamo subito a scoprirla. La Puglia è la regione più orientale d'Italia, si trova proprio sul tacco dello Stivale. Eccola qua, questa fucsia. La Puglia confina ad ovest con la Campania e il Molise. È a sud-ovest con la Basilicata, è bagnata dal Mar Adriatico ad est e dal Mar Ioni a sud. Il suo capoluogo è Bari, che è un antichissimo centro in cui troviamo la cattedrale di San Nicola. Bari ha un porto che favorisce i commerci nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo. Bari possiede delle spiagge molto famose per la presenza di grotte carsiche. La Puglia è suddivisa in 6 province: Bari, Barletta, Andria, Tranti, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. La maggioranza del territorio è pianeggiante. Le pianure più importanti sono il Tavoliere, la fascia della terra di Bari e la piana del Salento. In Puglia troviamo i monti della Daunia, le colline delle Murge, che costituiscono l'altopiano carsico in cui troviamo numerose grotte come quella di Castellano e delle Gravine. Le coste sono alte e rocciose, in cui troviamo delle grotte marine di origine calcarea. L'agricoltura in Puglia è favorita dai canali e acquedotti che hanno permesso la produzione di olio, vino, uva da tavola, mandorli e avena. La Puglia è il maggior produttore di olio di tutta l'Italia. L'allevamento è soprattutto di ovini. La pesca è molto diffusa in tutta la costa. Gran parte delle industrie si trovano soprattutto nei centri portuali di Bari, Brindisi e Taranto, in cui sono stati scoperti dei giacimenti di metano. Mentre a Bari e a Taranto troviamo delle raffinerie di petrolio e le fabbriche per la produzione di fibre sintetiche e materie plastiche. La Puglia è una regione in cui il turismo si trae molta ricchezza. Troviamo le isole Trinity e Gragano, in cui troviamo i santuari di Monte Sant'Angelo e di San Giovanni Rotondo, dove è sepolto Padre Pio. Troviamo delle meravigliose spiagge, le grotte a Bari e tanti parchi nazionali. Ciao!